Sotto un sole precocemente estivo si capisce subito che non sarà una gara spettacolare. La Lazio, con Nesta in panchina ma con Nedved e Casiraghi in campo, attende. La Roma ci prova con un po' più di convinzione, ma senza creare a marchigiani grattacapi particolari. A pungere davvero, sia pur con una sola fiammata, sono invece i biancocelesti. Dal destro di Fuser, alla fine il migliore in assoluto, una bordata delle sue, ma la mano di Cervone c'è. Sensi osserva un po' preoccupato, Lidom la solita sfinge, Zoff stempera la tensione con fumate di zemaniana memoria. Qualche altro tentativo giallorosso, poi la primavera scossa alla gara. Pern lancia Balbo, Marchegiani gli si fa incontro, un rimpallo, la rincorsa disperata di Fish, la scivolata, secondo arbitro guardaline, tardiva. Mentre i romanisti si scatenano in un lungo, caldissimo abbraccio, i laziali rincorrono furenti il signor Bongi, ma invano. La palla è entrata, era dentro, quando l'ha tolto era dentro, sì. Per i giallorossi grande accoglienza anche al rientro in campo per la ripresa. La Lazio comincia a spingere di più, trovare il raddoppio sarebbe per la Roma il modo migliore di uscire dall'affanno. Balbo ha la palla per farlo, ma non graffio. Più convinto invece dall'altra parte Casiraghi, Cervone torna a strappare applauso. Due minuti prima, Del Vecchio per un Balbo stanco e Rambaudi per un Buso spento. Un contropiede Totti Del Vecchio che fa tremare la Nord e poi un altro cambio. La gara di un signore mai incisivo finisce qui e comincia quella di un Igor Protti caricato dalla tripletta con la Reggiana. Il capitano non la prende molto bene, la fascia passa a Favalli, ma non per molto. Un fallo gratuito su Tommasi fa scattare il secondo cartellino giallo e la Lazio resta in 10. Una situazione che, come si sa, a Lidl non è mai piaciuta molto. È vero, hanno dimostrato, perché viene una certa sicurezza, loro si raddoppiano. Sarà uno dei suoi famosi paradossi, ma la storia dà ragione al barone. Uscito anche Totti, il migliore della Roma, i giallorossi pungono sempre meno. La Lazio non molla e viene premiata quando il quarto uomo ha già mostrato il cartello del recupero. Rambaudi pesca Protti lasciato troppo solo, il resto è solo festa biancoceleste. Sono entrato a un quarto d'ora dalla fine, aver pareggiato al 92esimo, e sarà un gioiello che mi porterò fino a quando giocherò e soprattutto quando smetterò. Lidl mastica amaro, Zoff tira un sospiro di sollievo ma non esulta più di tanto pensando ai punti UEFA. Beh, come è andata la partita, certamente sono soddisfatto, però non è che abbiamo fatto passi avanti. Si rimane molto male. Insomma, come già detto, un altro pareggio. Tutti contenti, o forse nessuno.